Enzo Oliverio prima parlava della sanità e dello sdoppiamento dell'ASP. È una battaglia che io ho proposto in consiglio provinciale e sulla quale ho visto già le resistenze all'interno della provincia su un'azione concreta di questo tipo. Ma è un'azione necessaria e indispensabile. Così come in tema di sanità è indispensabile che l'ospedale della Sibaritide sia un centro hub e non uno SPOC, perché non si può pensare in un vasto territorio come questo che a Sano, Pomigliano e l'intera Sibaritide possano racchiudere esigenze di sanità in un generale da tanti dirigenti politici che si vedevano in questa candidatura e che avevano un fondamentalmente di sostenere di anche la Calabria, pubblica. perché se si costruisce un presidio tecnologicamente avanzato è necessario che quello abbia posti letto, funzioni e dotazioni per un centro hub e non SPOC, eppure di queste cose non se ne parla. Si parla di sanità solo per accalappiare voti, solo per ancora una volta promettere incarichi e niente altro. La programmazione sanitaria è indispensabile qui più che in ogni altro luogo di questa regione, eppure nessuno, pur andando in giro, si prende la briga di parlarvi in termini concreti di programmazione e di certezze. Su questo, ma su ogni altra cosa, avevamo individuato percorsi da sottoporre in maniera concreta all'attenzione del governatore, all'attenzione della giunta regionale, all'attenzione del consiglio regionale. E su queste idee, su questi propositi, su questi progetti che chiedevamo consenso ai cittadini, che chiedevamo condivisione da mesi e che avremmo ingenerato la nostra campagna elettorale. Noi cercheremo di stare uniti il più possibile, di far condividere queste nostre idee, questi nostri progetti a chi sarà chiamato a governare questa regione dai calabresi e successivamente ci determineremo in maniera unitaria per valutare la possibilità e le condizioni di sceglierci un rappresentante che si dovrà fare portavoce e portatore di queste istanze all'interno della Regione Calabria e di tutelare, cosa che è mancata e che rappresentanti istituzionali in questa legislatura non hanno saputo fare, di tutelare i cittadini che hanno gli stessi diritti, gli stessi bisogni, le stesse esigenze, le stesse necessità di tutti gli altri cittadini calabresi. Non è stato fatto in passato, noi ci auguriamo che attraverso questa unità, attraverso questo progetto si possa fare nei prossimi 5 anni, dando una possibilità e uguali condizioni anche alla Sibaritide e anche al Basso Ionio Cosentino. Ne abbiamo tutti i diritti, non c'è più la candidatura mia in campo per scelte antidemocratiche, però oggi rimane in campo il nostro progetto e noi su quello lavoreremo per dare ai nostri cittadini un futuro diverso e migliore.